La comunità di Castellumberto ha tirato un sospiro di sollievo. La Guardia Medica non si sposta a Naso e resta a Castellumberto. È dunque rientrato l'allarme che aveva sollecitato l'amministrazione ad interloquire con l'ASP e la Regione. Stessa situazione riguardava il comune di San Salvatore di Fitalia. Per noi sarebbe stata una grande pecca, per un vulnus, proprio una ferita in quella che è l'attenzione poi ai bisogni dei servizi dei per i cittadini soprattutto. E lei lo sa, nei paesini, e lo sappiamo tutti, ne siamo tutti consapevoli, nei paesini di montagna, nei paesini collinari. Le distanze dagli ospedali. Assolutamente, la sanità è una ferita aperta ed è qualcosa che si deve assolutamente a livelli istituzionali diversi attenzionare, perché per noi oggi avere un presidio di continuità assistenziale sul posto è spesso sinonimo di vita, sinonimo di tutela della vita stessa, e non va dimenticato. L'immobile che prima era adibito appunto come locale per la guardia medica cosiddetta è oggetto di finanziamento PNRR e quindi poi doveva essere dislocata in altra sede. Si era pensato in un primo momento, l'ASPA aveva pensato di collocarla nel vicino comune di Naso, e per noi, ripeto, sarebbe stata una grande sconfitta proprio per quella che è l'attenzione al cittadino, e insieme al sindaco Pizzolanti, al sindaco di San Salvatore di Fitalia, che ahimè soffriva la stessa problematica, abbiamo avviato un'interlocuzione, devo dire, anche molto proficua, e soprattutto che ha visto anche una certa disponibilità da parte dell'ASP, grazie anche all'intermediazione del prefetto, questo lo devo dire, e quindi siamo riusciti, mi consenta un po' la locuzione di gergo, a portare a casa un po' il risultato, ecco, ovvero la Guardia Medica resterà a Castellumberto. Abbiamo proposto che venisse ubicata in alcuni locali di proprietà comunale, e quindi riusciremo a garantire la continuità del servizio.